Nella parte vecchia del borgo di Esine, defilata dalle antiche case del castello, c'è una delle perle della Valcamonica, la chiesa di Santa Maria Assunta. Forse qui c'era un primo luogo di culto già nel VI-VII secolo, ma certamente era stata costruita una chiesa attorno all'anno 1000, poi riedificata nei primi del 400. Non lasciatevi ingannare dalla facciata barocca, perché l'interno è rimasto fermo al XV secolo. Un atrio a volte a crociera, con motivi vegetali, sorregge il loggiato con delle colonne molto antiche e dai capitelli a foglia si capisce che appartenevano alla chiesa precedente. Ma il vero spettacolo sono gli affreschi che Giovanni Pietro d'Acemmo ha dipinto tra il 1491 e il 93, nei cui cicli pittorici tratta temi come la storia della salvezza, l'annunciazione, la crocifissione, l'adorazione dei magi, eccetera. Sul presbiterio è raffigurato un Cristo pantocratore di circa 3 metri, attorniato dai santi del paradiso, e la cancellata che lo racchiude è stata realizzata dopo la visita di San Carlo Borromeo, come da sue disposizioni nel 1580. Non mancano tra i dipinti il martirio di Simonino, Francesco che riceve le stigmate e qualche stemma di famiglie locali importanti. Questa era la chicca di Esine. Nella prossima puntata vi svelerò anche il significato che si cela dietro quel Cristo mandorlato che avete visto anche in questo filmato, così come lo trovate anche in altre chiese. Per non perdertelo, iscriviti al canale e seguimi sui social.